Ciao e benvenuti a un nuovo video della comunità OpenVage Italia. Allora, oggi voglio parlarvi di questo servizio o comunque di questo ente che si occupa proprio di considerare le economie dei stati democratici. Infatti, se voi andate a cercare l'organizzazione che sarebbe OECD, potete subito visionare che su Wikipedia esiste insomma una pagina che parla che questo ente si occupa delle organizzazioni per la cooperazione e lo sviluppo economico. Allora, io sono andata a trovare questo, insomma, diciamo, questo servizio su internet che si occupava proprio di far vedere come i paesi se la stanno cavando. Allora, mettiamo in considerazione l'Italia perché è il paese nostro e potete notare subito che ci sono informazioni sul numero della popolazione, sui visitatori ogni anno e sulle energie rinnovabili, quindi in percentuale. Come va la vita? E qua ci sono tante schede che indicano tutti i passi fondamentali per essere uno stato abbastanza democratico. Infatti vedete subito l'abitazione, il reddito, che non è sia molto alto, ma diciamo che è abbastanza basso, l'occupazione, che sarebbero praticamente le persone che sono occupate, che ha una percentuale di 5,3. È abbastanza bassa. Le relazioni sociali, l'istruzione, insomma, sono tutti dei dati molto interessanti che ci fanno capire come uno stato sta andando. Allora, per quale motivo mi preoccupa molto conoscere questi dati? Prima di tutto per farmi un'idea su quali sono i settori, diciamo, che più negativi dell'economia italiana, quali sono i problemi fondamentali. Poi una persona può comunque tranquillissimamente andare sul sito soltanto per informazione oppure per paragonare il proprio stato ad altri stati e allo stesso tempo può essere utile sia per le persone che magari vogliono andare in altri stati e quindi fare un paragone e trovare un altro stato che ha una relazione buona tra qualità di vita e stipendi e quindi comunque possibilità di, insomma, di guadagni giusti e quindi trovarsi, insomma, diciamo, un'altra posizione nel mondo, oppure per le persone che magari vogliono informarsi e capire quali sono veramente i punti importanti dove si deve lavorare, conoscere bene l'economia di uno stato ti fa, diciamo, ti dà una marcia in più per affrontare i problemi reali e quindi magari utilizzare questi punti che vengono considerati magari in un primo momento negativamente e cercare di, insomma, trovare delle soluzioni che poi li fanno invece diventare tali punti di diciamo di rivalsa del proprio stato. Allora, relazioni sociali, istruzione, vediamo che sono abbastanza bassi, insomma, l'ambiente proprio viene impiego civile pochissimo. Soddisfazione, questo è il dato veramente preoccupante perché comunque vuol dire che la maggior parte degli italiani non è soddisfatta. Più è basso, più insoddisfatti siamo. Quindi è abbastanza basso. La sicurezza, insomma, e equilibrio lavoro vita dice che è 7,8, quindi non stiamo andando male. E poi ci sono altri dati, questi di qua sono, diciamo, tante informazioni inerenti anche all'abitazione, al livello di istruzione, ma anche al reddito. E quindi sono degli indicatori che ti dicono come effettivamente ci stiamo muovendo a livello economico e soprattutto quali sono stati gli interventi che sono stati proposti. Vedete qui che quando parliamo di reddito, nella sezione reddito, la diseguaglianza sociale tra ricchi e poveri è molto alta. E questo sicuramente non è un bene per uno Stato, quindi ci sono dei punti che devono essere, insomma, considerati. L'occupazione è un altro, diciamo, dei punti presi in considerazione da questo studio. Il tasso di occupazione è del 56,5, quindi vogliamo dire che le persone che sono tra la sfera di occupati è soltanto, insomma, la metà. Quindi l'altra metà sarà anche disoccupata. Poi un tasso che io ho visto precedentemente è il fatto del tasso di disoccupazione a lunga durata, che significa sono le persone che non cercano più lavoro, quindi è un dato allarmante, 7,8.
Sicuramente, se noi paragoniamo il nostro Stato ad altri Stati europei, anche della, che ne so, la Germania, che io ho visto precedentemente, vediamo che c'è una disuguaglianza minore, un tasso di occupazione maggiore e sicuramente un tasso di disoccupazione lunga durata, se non sbaglio, ho visto poco fa, era del 2%, 2,5, e quindi qua parliamo di 5 punti percentuali, che è un dato veramente, insomma, allarmante per quanto riguarda il nostro Stato. Qua anche qui le disuguaglianze sociali ci sono sempre abbastanza alte, è normalissimo. Poi c'è anche la diseguaglianza per quanto riguarda i generi, quindi anche questo è da considerare un punto abbastanza allarmante. E noi consigliamo di andare su questo sito e farvi un'idea, più che altro così potete trovare dei dati che sono abbastanza credibili. Lo studio, diciamo che non è che sta utilizzando soltanto i dati per l'Italia, ma anche per altri paesi, quindi non è contro un determinato stato, quindi sono insomma abbastanza seri. E potete paragonare l'Italia ad altri stati e vedere quale effettivamente sono i punti, se vi interessa risolvere i problemi su cui premere, oppure trovare uno stato che vi piaccia di più e dove trovate una qualità di vita, una soddisfazione, lavoro e tutto il resto migliore rispetto al nostro. Andate sul sito ohcdbetterlifeindex.org. Non vi preoccupate che io tanto comunque lo metto sotto nell'info box. Con questo è tutto, un saluto dalla comunità.